Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti alla Botteguccia Crack Apart e in particolare a Cinepatia, il cinema che proprio non si può non vedere. Io saluto l'amico Alessandro Ponziani che è con noi Ciao, ciao a per tutti, ciao Teo. trattare questa sera, insomma, un maestro del cinema horror, fantascienza. Giallo, un precursore più che di trame, io direi un precursore di atmosfere che è stato insomma è stato scalpello e contemporaneamente ariete per aprire il passo e rifinirlo all'interno di una serie di generi cinematografici che fin troppo poco, insomma, gli hanno dato il riconoscimento necessario e vedrete che con noi durante la puntata approfondiremo anche tanti grandissimi nomi sia di registi che di film che hanno tratto dal lavoro di Mario Bava, dalla sua sperimentazione dal punto di vista della fotografia, delle inquadrature, delle riprese, insomma, gli devono veramente molto. Io ti do la parola, ringraziando tutti gli amici che già ci stanno seguendo e Io che ci seguiranno poi. assolutamente, grazie a tutti. Ti do la parola per fare un'introduzione, insomma, su Mario Bava, oltre a queste prime parole che ho detto io, ecco, Alessandro. Ma Dici la tua. allora lui praticamente si definiva un artigiano, prima di tutto. Si può dire fin dall'inizio che lui, in questo secondo me, era anche molto umile. Forse quella è stata la sua forza, soprattutto inizialmente perché il padre lavorava nel reparto trucchi dell'Istituto Luce, quindi lui, diciamo, fin dall'inizio è stato a contatto con il mondo del cinema, dei trucchi, il mondo dei trucchi del cinema. In un'intervista che io sono riuscito a recuperare, a vedere, lui a un certo punto ad una domanda risponde dicendo che i trucchi sono una malattia, che una volta che tu hai visto come realizzarne uno, poi ne vorresti realizzare altri 100, altri 1000, perché è quello il vero segreto del cinema, riuscire anche con poco, con budget comunque irrisorio, perché lui aveva dei budget non altissimi per quell'epoca. Riuscire a fare dei trucchi, degli effetti speciali, realizzare dei trucchi, degli effetti speciali incredibili, che almeno sono incredibili quando tu li vedi, perché il punto è questo, il punto è che anche se erano artigianali, per noi sembrano meravigliosi quando li vediamo. Questo è il vero, secondo me, segreto del cinema di Mario Bava e poi di quelli che sono venuti dopo di lui e che si sono ispirati a lui. Riuscire a realizzare con poco molto, molto in termini di resa cinematografica, in termini di quello che poi ti comunica, quello che vedi, la scena che vedi. E infatti lui diceva: io sono un artigiano, faccio il cinema come si fanno le sedie, che è una frase secondo me meravigliosa, perché come un falegname o comunque un artigiano fa le sedie o i mobili, io realizzo dei trucchi che poi do in pasto a voi intesi come spettatori, e voi da quello che io vedo rimanete meravigliati. Lui rimase molto sorpreso quando in Spagna vide fuori da un cinema una coda lunghissima di persone che andavano a vedere un suo film, perché secondo me non se l'aspettava neanche lui che No, tutte tra quelle l'altro. persone andassero, come dicevi pure te, no? A vedere i suoi film e che questi film piacessero pure a queste persone. Lui, infatti, noto come un grande ipercritico del proprio stesso cinema. Lui riconoscerà un paio di pellicole, non di più, come pellicole di altissimo livello nella sua carriera, purtroppo in realtà neanche lunghissima dal punto di vista della regia, perché non ha fatto tantissimi film, ma è iniziata No. praticamente da giovanissimo in seguito a quello che era il legame con il padre che già lavorava
in fotografia effettistica e altra, diciamo, in generale nell'ambiente della cinematografia dell'Istituto Luce. Lui, tra l'altro, a inizio carriera ha incominciato anche a lavorare proprio ad alcune, fra virgolette, manomissioni o perfezionamenti di quelli che erano i filmati dell'Istituto Luce ai tempi del fascismo, per poi lanciarsi in aiuto regia, in particolare in fotografia, signori, con personaggi del livello di Mario Monicelli, Luigi Comencini, cioè per dire Vita da Cani piuttosto che Guardie e Ladri con Totò e Aldo Fabrizi, la fotografia curata da Mario Bava, al di là di poi essere in particolare co-diretto da un altro piccolo nome del cinema italiano, che è quello di Stefano Vanzina, in arte Steno, così come Luigi Comencini e altri registi. Ecco, la sua come dire, gavetta all'interno del mondo della cinematografia è iniziata con lavorazioni importanti che hanno visto anche, tra l'altro, la collaborazione con Rossellini e poi lo sbarco, insomma, nel suo cinema, che diventerà effettivamente un cinema rivoluzionario, sia nel bianco e nero prima, ma poi soprattutto nel colore dopo, no, Alessandro? Certo, assolutamente sì, perché lui inizia con La maschera del demonio, sì, nel 1960, che è in bianco e nero, però poi a modo, come dici tu giustamente, dopo, nel proseguo della sua carriera, di sperimentare il colore, e in che modo geniale poi lo sperimenta il colore, poi vedremo. Qui, in questo film, lui esordisce col botto, come si dice, perché dopo il successo delle Fatiche di Ercole, di Francisci, perché comunque Mario Bava lavorò a tutti i generi di film, compresi appunto i peplum, che erano questi film dove i protagonisti erano per lo più Ercole o comunque culturisti come Steve Reeves e compagnia. Dopo questo successo, il produttore Santi affida a lui la regia di questo suo primo film, il quale è tratto da un racconto di Gogol che è Il Vige, un racconto che Bava amava molto, e racconta di questa strega che viene condannata per l'eternità ad una pena infinita, una strega che però è interpretata da quella che poi sarebbe diventata un'icona indiscutibile assoluta del cinema horror gotico, che è Barbara Steele, regina proprio dell'horror gotico, soprattutto per il viso che non aveva pari, un viso unico nella storia del cinema. Questa è un'attrice amatissima, ragazzi, io penso che molti di voi che ci ascoltano la conoscono, la amano, perché è stata poi omaggiata, citata, per esempio, da Tim Burton in Sleepy Hollow. Esatto. Perché la sequenza iniziale bellissima di questo film, che si deve al genio assoluto di Mario Bava, quella in cui la strega viene appunto punita con questa maschera con i chiodi che le trafiggono il viso, è una scena che è rimasta, ha avuto un impatto incredibile ed è stata amata da moltissimi registi dopo. Tim Burton, Scorsese per esempio, ha dichiarato che un film come Operazione Paura per lui è un capolavoro, perché è impagabile l'atmosfera da sogno che riusciva a creare Mario Bava. In questo film in particolare ci sono i boia che puniscono la strega, ma lei sfida loro, perché dirà loro: per tutta l'eternità voi avrete a che fare con i miei discendenti, cioè punirò i vostri discendenti. Esatto. La vostra vita sarà infinita. Quindi questo film, tra l'altro, è stato girato tra Roma e provincia, con i soliti budget non proprio stellari, e il castello massimo di Arzoli fugge da dimora della strega Katia, quindi Bava sapeva pure sfruttare le location che riusciva a trovare in maniera tale da farle sembrare incredibili sullo schermo. Sì. Quando tu le vedi.
Sì, e lo farà tra l'altro in una serie di film in seguito che diventeranno dei cult e che diventeranno dei riferimenti per un sacco di altri registi. Vabbè, adesso poi lo citeremo, ma per esempio il super classico Terrore nello spazio, senza il quale Alien di Ridley Scott, non dico che non sarebbe esistito, ma probabilmente non avrebbe avuto quella forma e quella sceneggiatura così tanto vicine Certo. all'orientamento di Bava. Così come anche tra l'altro dei film di John Carpenter, anche quello lo citeremo, però in quel film lui praticamente dichiarò: io avevo praticamente a disposizione due grandi rocce che dovevo girare in maniera differente e lavorare con i piani sequenza e con gli zoom per ottenere una diversificazione. Mario Bava è stato, cioè ragazzi, stasera stiamo parlando di una persona che oggi praticamente quando noi guardiamo il cinema di Mario Bava ci sembra alle volte ipermanieristico, ma perché quello che lui ha inventato è stato talmente tanto assorbito all'interno del cinema che è venuto dopo da essere diventato di maniera a causa del fatto di aver fornito delle radici per quello stesso cinema. Bravissimo, Quindi, assolutamente sì, non l'avrei saputo spiegare meglio, sei stato bravissimo. Infatti, quando poi lui in Sei donne per l'assassino mette l'assassino mascherato, quella sì, cosa ormai è diventata talmente, esatto. è abusata, la usano tutti ormai, che sembra che non l'abbia inventata lui, ma chi l'ha usata dopo e invece l'ha inventata lui. Quindi Sì, no, l'ho sì, citato sì, per venire dietro al bel ragionamento che hai fatto tu, stupendo ragionamento che hai fatto tu, che è proprio vero quello che hai detto, che gli espedienti che ha creato lui dopo sono stati talmente non usati, proprio plagiati, copiati, che sì. Sì. sembrano non fatti da lui, ma da chi l'ha usati dopo, invece l'ha creati lui, il genio di Mario Bava l'ha creato. E stiamo parlando di Quindi registi che viaggiano in Italia sul calibro di Dario Argento piuttosto che all'estero di John Carpenter, piuttosto che in realtà anche Quentin Tarantino in parte vedremo, ma lo stesso, la stessa immagine di Freddy Krueger prende da quel cappellaccio con quella figura, insomma, che diventa demoniaca. Ci sono una serie di cose che vengono riprese dai film di Mario Bava e che diventeranno veramente un cult a più riprese per tantissimi registi. Tant'è vero che dopo questa introduzione della maschera del demonio, che è un film, insomma, che lo sdogana al mondo del cinema e che per Mario Bava purtroppo sarà sempre molto difficoltoso da affrontare a causa dei budget, come giustamente hai detto tu, dei tagli, dei cambi di titoli, della difficile accoglienza nel nostro paese, insomma, una serie di difficoltà. Ci sono di mezzo, così poi ci lanciamo su Sei donne per l'assassino al 100%. Volevo citare il fatto che, per esempio, adesso vi faccio vedere un paio di robe. La ragazza che sapeva troppo, che evidentemente va a raccogliere dei gialli di americana memoria sul titolo, ma è per esempio un film che va a lanciare il giallo all'italiana con il personaggio che viene coinvolto in un crimine praticamente senza saperlo, con un lavoro di brivido che viene messo a punto soprattutto con le atmosfere più che con la trama, insomma, questo accanimento del personaggio che apparentemente non ha nulla a che fare con il crimine e che si lancia al tentativo di risolvere il giallo, appunto. È un precursore dei gialli all'italiana, ma non solo, verrà raccolto sicuramente anche negli Stati Uniti. E poi, e qui volevo fare una citazione importante perché riguarda anche la musica, ragazzi, I Tre Volti della Paura, che è praticamente un film in tre episodi che verrà anche parzialmente rimodificato negli Stati Uniti perché la presenza di Boris Karloff verrà resa anche importante con un'introduzione di ognuno dei tre episodi, tutti e tre di letteraria origine.
in realtà ha una produzione inglese-americana che si chiama, pensate un po', Black Sabbath. E pensate un po' da dove viene il nome di questi quattro ragazzotti che all'inizio degli anni 60 hanno cambiato la musica, ovvero i Black Sabbath, che per origine, per attenzione di Geezer Butler, bassista, decisero di prendere il nome proprio in onore del super classico cult di Mario Bava, che in Italia si chiamava I Tre Volti della Paura e invece sponsorizzato come Black Sabbath. Insomma, i Black Sabbath hanno preso il nome da lì, quindi non questione di poca cosa, ma questo io lo dico soprattutto per dare l'idea di quanto in Inghilterra, in America e in Francia immediatamente Mario Bava sia stato ricevuto come qualcosa di qualcuno di rivoluzionario e che in Italia praticamente ha dovuto aspettare, come spesso accade, purtroppo la sua morte in realtà e oltre per riconoscerlo come quello che è stato. Tra l'altro finisco questa cosa, poi ti lascio la parola perché volevo chiederti anche un parere su questa cosa. C'è una scena in Black Sabbath in cui Boris Karloff praticamente si guarda all'indietro su questa carrozza e viene praticamente introdotto un concetto che dovremmo aspettare, a mia memoria, perlomeno Apocalypse Now, c'è cioè un concetto di metacinema, cioè di interpretazione del cinema dentro il cinema, che noi vedremo in Apocalypse Now, quando Francis Ford Coppola fa riprendere se stesso mentre riprende le truppe e le Sì. sprona, insomma, per andare. Ecco, questa cosa la vediamo già nel 1963. Io non so se tu puoi aggiungere qualche altro film in cui c'è questa cosa, ma per me è praticamente A me, mentre adesso lo dicevi, mi è venuto in mente che c'è una cosa del genere in Omicidio a luci rosse di Brian De Palma. Ricordi quando a un certo Sì, punto è De vero. Palma prende se stesso mentre riprende Melanie Griffith Sì, sul set sì. di vampiri che si sta girando in Omicidio a luci rosse? Quindi sì, è impressionante. Cioè, questo per dire che non solo hai ragione, ma che le influenze sono state molteplici, Anche non perché solo. Omicidio a luci rosse 83 Sì, o 83-84, insomma, quindi 84, sì, mi siamo pare. oltre ancora rispetto ad Apocalypse Now, quindi qua siamo praticamente 20 anni prima, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è quella scena in cui De Palma appunto riprende se stesso con un carrello mentre sta riprendendo Melanie Griffith, e quindi si fa riflessioni sul cinema, come hai detto tu, meta Sì. riflessione. Sì, insomma, è qualcosa che probabilmente veniva considerato incomprensibile. Da questo punto di vista, la critica di alto livello in realtà l'ha ritenuto comprensibile per fortuna, perché al di là della Certo. volontà di scrivere libri, queste cose, se si va a cercare Mereghetti piuttosto che Morandini, queste cose vengono citate perché è come non citare il lavoro espressionista di alcune riprese di Orson Welles, cioè non le puoi non Certo, notare certo. evidentemente, però è stato difficile, quasi impossibile durante la sua vita arrivare a un riconoscimento. Io adesso ti lancio con Sei donne per l'assassino, perché Sei donne per l'assassino cambia le carte in tavola del cinema, Sì. praticamente. Sì, assolutamente sì. Qui posso dire che chiaramente io l'avevo visto, l'ho rivisto ultimamente il film, e poi ci ho fatto un post, lo dico solo per, non per farmi pubblicità, ma No, per dire vabbè. che le persone erano talmente contente di riparlarne che a un certo punto sono intervenute pure sugli attori. Mi ricordo benissimo che un ragazzo mi ha detto, mi ha scritto, che uno dei protagonisti, Cameron Mitchell, che sta appunto dentro questa atelier dove avvengono gli omicidi del film, purtroppo è stato dimenticato, perché poi c'è anche questo di problema della storia del cinema, di questi attori che purtroppo noi vediamo in questi film, che ormai sono iconici, fondamentali per capire gli sviluppi del genere, ma poi sono scomparsi dai radar. Questa scena in particolare, secondo me, è fondamentale, perché all'inizio ad ogni attore sui titoli di testa corrisponde un manichino. Sì. Allora,
Perché questa è un'altra delle intuizioni geniali di Mario Bava. Il barocchismo caotico, si potrebbe definire, che lui crea il film, decora lo zero. Perché decora lo zero? Perché lui rende gli esseri umani quasi pari a zero, a dei manichini. Il Sì. punto è che se lui fa corrispondere ad ogni attore un manichino, un po' è sarcastico, un po' non lo è, perché aveva una sfiducia vera. Anche lui nel genere umano e nella sua, diciamo, Assolutamente. capacità di evolversi in qualche modo. Quindi non è soltanto un fatto meramente visivo straordinario, peraltro, perché se tu vedi questa scena che hai messo tu, complimenti, questa scena solo guardandola fa venire in mente di tutto, il thriller, lo slasher, la favola, perché sembra che lei sia la principessa che si guarda allo specchio, vedi, Esatto. le luci, i colori, l'uso del colore in funzione espressiva, perché poi questa è la grandezza, è stata una delle grandi doti di Mario Bava, no? Sì. Penso, non so se sei d'accordo, lui usava il colore non per aggredire solo le retine di noi spettatori, ma per veicolare dei messaggi, tanto Assolutamente. più che spesso curava la fotografia dei film. Quindi voglio dire, e poi è stato precursore del vero e proprio sottogenere amatissimo dell'horror, che è lo slasher. Esatto. Bava con questo film getta le basi di tutti quegli stereotipi, ma che sono diventati, come hai detto tu, stereotipi dopo. Prima non lo erano, perché l'aveva creato lui col genio che aveva. Dopo diventano delle certezze, ma intanto l'ha inventato lui, l'assassino mascherato, la dinamica degli omicidi che deve essere molto costruita, ma nello stesso tempo geniale, molto ben congegnata, fantasiosa, creativa. Cioè, gli omicidi in questo film non sono solo omicidi, No. sono costruiti con una tale perizia e genialità che rimangono nella memoria. Sì. Tanto è vero che, vabbè, lui ha ricevuto un sacco di accuse, insomma, di sadismo per questo film e non solo in particolare per un altro film che diventerà, insomma, un'altra di quelle colonne per la creazione degli slasher che è Reazione a catena in cui, vabbè, praticamente lui è rimasto nella storia sia per delle geniali inquadrature tipo questa che vi faccio vedere adesso, che è un'inquadratura che secondo me riporta immediatamente alla memoria di, voglio dire, siamo già in Venerdì 13 qua per intenderci, no? Siamo già in ambienti comunque, oppure siamo in ambienti alla Carpenter, insomma, siamo in Halloween e poi decisamente la quantità di omicidi e una certa brutalità e comunque il mantenersi di una immagine che è talmente tanto spinta in termini di gotico e di colorato da risultarci offensiva, nel senso che offende letteralmente quello che è l'occhio e fa in modo di non poterlo tenersi staccato dalla visione, che è qualcosa di eccezionale, che andrà praticamente a trovare la propria risoluzione adattativa nel cinema solamente molto più tardi. Ragazzi, io qua, vabbè, ovviamente vi metto la copertina di quello che è stato Halloween, il primo di John Carpenter, con ovviamente i suoi protagonisti principali e con questa maschera che poi ritornerà e ritornerà con le variazioni sul tema, che è quella di Michael Myers piuttosto che la maschera di Jason in Venerdì 13, insomma, maschera in questo caso da portiere da hockey degli anni 70, ma soprattutto ritornerà anche in un lavoro che viene considerato, secondo me, quando io sento che The Texas Chainsaw Massacre di Tobe Hooper, che è un film esagerato, con dei richiami intelligentemente strutturati anche alla realtà per quello che può essere possibile, piuttosto che i serial killer, ad alcuni in particolare come Ed Gein. Però il fatto che The Texas Chainsaw Massacre venga considerato sostanzialmente uno dei film o il film più efferato da questo punto di vista e capostipite di un genere, ecco, io ogni volta che sento questa citazione, con un pochettino di tristezza,
torno indietro al fatto che in realtà è Mario Bava il papà di questa cosa qua, è il papà in termini di atmosfera, di trilli, di tutto. Ma non c'è dubbio, perché secondo me, pure come hai detto tu, in reazione a catena, ma anche negli altri film che citavamo, lui ha inventato il gioco delle maschere e delle identità. Cioè, la cosa veramente incredibile è che, come hai detto tu, quelle icone che sono state create dopo, le icone horror come Michael Myers piuttosto che Jason Voorhees, quindi Venerdì 13, Freddy Krueger, sono state inventate, secondo me, io penso di non dire una cosa, insomma, tanto ardita, partendo dal cinema di Bava, dall'intuizione geniale del fatto che alcuni continuavano a dire, come se fosse un difetto, che lui le regole del spazio, dello spazio-tempo nei film di Bava fossero interrotte, che in un certo senso fossero poco importanti. Secondo me non è così, il problema è che lui era talmente intelligente che ci giocava con lo spazio-tempo. Esattamente, esatto, sì. Ok, perciò, come giustamente dicevi tu, erano interruzioni di senso quelle di Bava, ma riempite da geniali colpi di regia. Esatto, sì. Da sequenze che poi sono diventate iconiche, ma anche perché erano rivoluzionarie, già allora. Sì, e che consistevano in una gestione sia dell'atmosfera che della sperimentazione dei piani sequenza, che in realtà poi molti registi che ci sono dopo o sono stati copiati interamente o in realtà non vanno a coprire quei buchi di sceneggiatura. Molte volte di Bava si è detto la sceneggiatura dei film di Bava è talmente ridotta da avere, insomma, un copione di 30 pagine, ma Bava non l'ha mai nascosto di avere dei copioni di 30 pagine, ha detto io faccio quello che ritengo essere utile per entrare nelle coscienze delle persone con l'impressione della mia atmosfera innanzitutto, quello che hai detto anche tu prima in relazione al cesellare, no? Al lavorare d'artigiano effettivamente. Assolutamente sì, ma lui per esempio lo disse a proposito di Operazione Paura, che la sceneggiatura originale era di 30 pagine, sì. E che il film è stato girato in 12 giorni, cioè rendetevi conto che sì. Lui non solo aveva questa sceneggiatura ridotta, che era poco più forse che un canovaccio, perché in effetti c'è questo protagonista che arriva in questo paese, si scopre che c'è questa ragazzina, Melissa, che era morta, il cui fantasma ancora leggiava comunque, no? In questa magione. Ma il punto, torniamo lì, il punto non è quello che tu leggi, non è quello che leggi nella sceneggiatura o tra le righe, il punto è quello che vedi, soprattutto con Bava. Esatto. Ma quello che vedi si fa estetica, quindi alla fine non è non sta lì come mero strumento di meraviglia, è la creatività che si fa una visione estetica forte. È da certo. Lì che arriva il cinema visionario, è da lì che arrivano i grandi maestri che hanno impostato tutto, e giustamente sul sogno, sulla visionarietà, sulla composizione di immagini, questa per esempio è incredibile, guarda, iconica. Stavo dicendo, guarda che cosa non è questa immagine, pur essendo una singola immagine, ecco, all'interno di un film. È una singola immagine, ma che si carica di mille significati. Questa è la sua forza, ognuno ci può mettere il suo, può essere inquietante per alcuni, alcuni possono vedere che la bambina è un fantasma e sta in mezzo a oggetti inanimati che mettono più spavento di lei, cioè queste bambole dall'aspetto profondamente inquietante. Qui si può vedere la capacità che Bava aveva impareggiabile di illuminare certi angoli delle location, mentre altri erano in ombra. Quindi esatto. Questo gioco di luci ed ombre, gli interni furono girati di questi film negli studios di Roma, il castello della baronessa era a Villa Grazioli, eccolo qua, ma lui appunto la sua grande magia era quello di prendere un luogo che probabilmente se tu lo vedi
è bello, ma non ha quella forza. No, Dargli quella forza con le esatto. sue riprese, con la sua macchina da presa. Cioè il cinema. Caricare. Vai, Scusa, vai, scusa. Ale. No, no, vai, vai, Ale. No, vai tu. Voglio sentire, dicevi, il cinema. No, stavo semplicemente dicendo il cinema che ha riversato spesso centinaia di migliaia di dollari su produzioni, centinaia di migliaia, magari non sempre, però diciamo un'abbondanza di denaro sul cinema della Hammer piuttosto che sul cinema di Roger Corman, grande maestro per carità. Riposi in pace. Però molte volte, secondo me, lo stesso Roger Corman che apprezzava Mario Bava e che in un paio di frangenti ne ha raccontato insomma la bravura, per certi aspetti non riusciva a raggiungere quel tipo di abilità col poco, soprattutto nell'illuminazione. Questo volevo dire, soprattutto come dicevi tu, nella gestione dell'illuminazione degli ambienti. È Qualcosa vero. che è veramente tutto qua, ecco. Sì, è vero, ma forse secondo me quello penso, ma è una mia così lettura, perché secondo me anche questo è bello, no? Quando parliamo noi, ma anche quando gli altri che ci ascoltano dicono la loro sul perché certi registi hanno fatto scuola piuttosto che altri, soprattutto. Io penso che in questo caso il fatto che Roger Corman non avesse raggiunto gli stessi magari effetti di Mario Bava è da rintracciare nella specificità pure nazionale, cioè Sì. Mario Bava era italiano e ha fatto la differenza, secondo me, in questo caso, forse, perché era molto, molto abile nello sfruttare quel poco che aveva e nel adattarsi ad una situazione che non era delle più ottimali a livello di soldi e di possibilità, ma che lui rendeva ottimali con la materia grigia. Il punto è che sapeva adattarsi alla situazione contingente, spendeva i soldi pure pochi che aveva a disposizione, per esempio illuminando, facendo quello zoom stupendo in Operazione Paura, dell'altalena della bambina che va avanti e indietro fino a guardare una tomba, che è qualcosa di spaventoso, che ancora oggi viene citato, osannato, omaggiato, Scorsese l'ha detto, quella scena incredibile, soltanto con uno zoom avanti e indietro lui fa vedere il movimento di un'altalena e del fantasma di una bambina che cerca vendetta, riposo, cerca una serie di cose da fantasma. Questo per dire che per passare da quello che lui sfruttava alle scene che poi ha creato Eh in sì, Operazione Paura e non solo. lui aveva decisamente il coraggio di andare contro sicuramente a quella che era diciamo, quelli che erano i canoni anche del semplice utilizzo della macchina, che risultano molte volte violentati dal cinema di Bava, ma secondo me in maniera unica, perché poi vabbè, viene citato anche il figlio che tra l'altro collaborerà in regia ad alcuni lavori di Mario, il figlio Lamberto, insomma. Però, insomma, quello che è stato inserito nel cinema da Mario Bava è stato veramente, forse, come citazione, Tarantino, che me lo tengo tra l'altro per ultimo, per una particolare citazione di un film che purtroppo uscì solamente postumo, rispetto al lavoro, rispetto alla vita di Bava. Forse Tarantino alle volte ha cercato di fare delle operazioni cinematografiche anche di regia ardite per quello che è, però ardite siamo sempre lì, ardite oramai 30 anni dopo, quindi non ardite quanto poteva essere il cinema in Italia in quel periodo relativo a Mario Bava. E poi i colori, vabbè, i colori di Mario Bava e il bagno nel colore, ecco, che viene fatto per gli spettatori è qualcosa di incredibile, quindi. Ma io adesso mi viene in mente una cosa che forse non c'entra niente, ma Hitchcock, per esempio, era un altro grande maestro che ricorreva a questi trucchi per spaventare lo spettatore. Infatti c'è quella scena di Notorious in cui mette dentro il bicchiere di latte una lampadina perché dentro c'era il veleno per far risaltare questo bicchiere che noi sappiamo purtroppo
contiene il veleno che poi dovrà uccidere Ingrid Bergman. Per cui, secondo me, esistono anche delle influenze subliminali. Non è detto che Hitchcock abbia visto, io almeno non lo so, o apprezzasse il lavoro di Mario Bava, però magari tu non sai, gli può essere arrivato un film di Mario Bava e le influenze viaggiano pure così. Tu vedi un film, questo film ti colpisce e quasi istintivamente ne riproduci i trucchi. Quel bicchiere è rimasto famoso perché comunque poi Hitchcock l'ha detto, io ho usato questo trucco perché mi sembrava semplice ma molto d'effetto, in effetti. Oppure quello delle forbici in Delitto Perfetto. Sì. Quindi Hitchcock ha sempre dichiarato che nei suoi film ci sono dei trucchi perché fanno parte del cinema. Il punto è pure questo: il cinema è anche un trucco. È banale dirlo, ma è sempre la verità. Bava, per Bava questa era una filosofia di vita e di lavoro. Riuscire a creare una scena come appunto quella dell'altalena che fa avanti e indietro con uno zoom vuol dire legare una tecnica di regia con un'idea tua Sì. e ci riesci perché riesci a mettere in collegamento le due cose, Sì. Esatto, l'idea che tu avevi in mente e la tecnica per realizzarla. esatto. E oltretutto una capacità di rendere la cattiveria all'interno del film e degli slasher che secondo me non è uguale, perché se noi ci riusciamo a staccare da quello che non è teoricamente essenziale, cioè la grande quantità di denaro messo all'interno degli effetti speciali piuttosto che degli strumenti del cinema che sono più canonici, più classici ai nostri occhi, ci accorgiamo che secondo me Bava è stato anche più ironico, oltre a essere stato più cattivo nel suo cinema violento rispetto a quelle che sono state, cioè i film di Mario Bava hanno un contenuto di fondo più rotondo. Ecco, qua entro proprio in definizioni completamente estetiche rispetto ad Halloween di John Carpenter, anche se per carità per me alzo le mani su John Carpenter, Vero. però voglio dire, qua si tratta veramente di quello che dicevo all'inizio, insomma, la parola radice mi sembra veramente la parola fondamentale per Mario Bava. Ma sì, perché assolutamente. No, 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 scusami, è vero, perché poi comunque, per esempio, Carpenter ha visto quei film, l'ha omaggiati, poi da solo, per esempio, ha introdotto quella soggettiva Sì. di Halloween. Da solo ha creato quel colpo di genio di Michael, di vedere attraverso gli occhi di Michael quegli steccati, quei quartieri residenziali dove lui ammazza Meraviglioso. e uccide. Quindi è come se tu superi il maestro con una tua intuizione. Sì. Forse appunto Carpenter, magari anche dopo di lui altri come Argento, come David Lynch. Che l'ha omaggiato in Twin Peaks, Operazione Cura. Poi ne parlavamo prima perché tu adori giustamente Twin Peaks perché ha rivoluzionato la storia della TV e non solo. Sì, c'è la scena del doppelganger che è un chiaro riferimento a Mario Bava e vabbè, David Lynch io qua credo che l'abbia anche dichiarato, anche Sì. perché vabbè, è talmente palese che voglio dire, non si può, ma abbiamo detto ragazzi, negli Stati Uniti, così come in Francia, così come in Inghilterra, Mario Bava è stato riconosciuto praticamente subito, cioè pensate che è andato alcuni suoi film sono andati in accoppiata per la Universal che produceva praticamente il materiale, cioè le accoppiate di film per i drive-in in serale, ha introdotto fin dall'inizio alcuni lavori di Mario Bava, per esempio anche lo stesso Tre volti della paura, anche cambiandoli leggermente, insomma, il formato, il taglio e quello che è stato l'introduzione di alcune scene in più di Boris Karloff, però effettivamente, cioè, veniva introdotto Mario Bava negli Stati Uniti all'interno dei drive-in, quindi è in maniera frequente, quindi non è una roba. Così come è avvenuto, tra l'altro, anche, ragazzi, esiste un film di Mario Bava
in cui ci sono delle astronavi che atterrano su un pianeta in cui intanto a un certo punto una forma di pazzia prende coloro che guidano queste navi, andranno a scoprire che su quel pianeta esiste, era già atterrata una forma di vita di tipo enorme, praticamente degli esseri viventi giganti che avevano fatto la stessa fine degli omicidi, suicidi che ci sono stati all'interno delle due navi che atterrano su quel pianeta, verranno praticamente presi e posseduti dalla forma di vita originale di quel pianeta, che in realtà qui viene ripreso da Carpenter in Fantasmi da Marte, quindi da Marte. Perché una forma di vita in realtà di tipo spirituale che possiede gli esseri viventi, e alla fine una serie di queste persone sfuggiranno, non sfuggiranno a questo pianeta, ovviamente non ve lo dico perché secondo me va visto, ma perché questo film di cui sto parlando è Terrore nello spazio. Ed è un film che, a parte il gioco di colori e di illuminazione e di atmosfere che è di Mario Bava, oramai un marchio di fabbrica, ma guardate un po' questi esseri giganti, guardate un po' che tipo di riferimento ha dei passaggi, per esempio all'interno delle astronavi o a questi corridoi, se vi fa venire in mente qualcosa, e poi vi faccio vedere ovviamente questa immagine che è uno degli ingegneri sul pianeta LV-426 che sostanzialmente fa riferimento al nostro caro Alien di Ridley Scott. Tutta la storia credo che sia decisamente vicina a quello che sarà poi il lavoro del 1979, cioè credo che non si possa in nessuna maniera, con i vari riferimenti, evitare di pensare che Ridley Scott insomma abbia preso a piene mani insomma dal lavoro di Mario Bava. Ma assolutamente, io in realtà quando ho fatto una ho avuto il piacere di partecipare a una live su Alien, sì, sulla saga di Alien, in realtà non ha mai veramente, credo, affermato Ridley Scott chiaramente di essersi, non ha ammesso, direi, di essersi rifatto al film di Bava, però è proprio palese, certo, che l'idea viene da lì, che i successivi disegni di Hans Rudiger comunque in qualche modo si ispirino a quelle creature, che tutta la storia proprio di Alien abbia dei rimandi chiari. Sì, di Mario Bava, il che è veramente incredibile, perché parliamo di un film, l'abbiamo detto pure con te mille volte, cioè intendo dire Alien, che ormai è fondamentale, una pietra miliare, sì, una tappa fondamentale che chi ama il cinema qui veramente deve vedere, perché certo, secondo me non ne può fare a meno, perché è come dire che tu non vedi non conosci la storia dell'arte se non hai visto Guernica. Sì, esatto. Quindi voglio dire, spero di non aver fatto un paragone troppo azzardato, però ecco, cioè, anche in relazione poi ai futuri sviluppi che Ridley Scott ha dato alla questione dell'origine dell'umanità con gli ingegneri, con la demistificazione relativa alla possibilità dell'esistenza di un dio, insomma ci ho fatto anche una puntata poco tempo fa mettendo assieme il concetto delle entità biologiche non umane in Blade Runner e nella saga di Alien, insomma è fondamentale, non dici niente di cioè non esageri assolutamente, cioè non, no, è così. Tra l'altro, ragazzi, Mario Bava poi ha avuto una ha fatto altri film che non ha amato, nel senso che vabbè, lui non ha amato in realtà quasi nulla di quello che ha fatto, e che è veramente impressionante considerando quanti registi e quali registi abbia effettivamente influenzato nella propria vita. Farà anche un lavoro con Franco e Ciccio che lui odierà particolarmente, farà Le spie vengono dal semifreddo, esatto.
metterà praticamente, aiuterà il figlio Lamberto, credo, a fare Diabolik nel 1968. Sì. E poi farà anche un altro film abbastanza famoso, che è Gli orrori del castello di Norimberga, che forse noi avevamo citato in una puntata quando avevamo lavorato assieme a Ground Zero Channel, non mi ricordo in che occasione. Può darsi. Ha fatto un po' di film e lavorerà praticamente fino alla fine degli anni 70, prima di lasciarci abbastanza prematuramente nel 1980 per un attacco cardiaco. Però c'è un film in particolare che io mi sono tenuto per ultimo, perché è un'altra di quelle cose che sono incredibilmente palesi. È un film, pensate, che si chiama Cani arrabbiati. Ed è un film che in realtà lui produsse nel 1974. Vi faccio vedere quella che è. Guardate anche i colori, ragazzi. Cercate di ricordare. Bellissima, Salvandina, voi. È qualcosa di incredibile. C'è questo gruppo di banditi. Adesso non ve lo racconto perché per fortuna è stato riprodotto ed è possibile trovarlo rimasterizzato in HD. Sì. Però diciamo che c'è una schiera di banditi in un più o meno classico road movie, con dei personaggi che in realtà vengono identificati solo ed esclusivamente per i loro soprannomi, e che commettono praticamente questa rapina, e che finiranno per avere un tripudio, per vivere un tripudio di violenza che li porterà, non vi dico dove ovviamente, ma non so se vi ricorda qualcosa, perché qualcuno ha detto che io, quando ho fatto un film in cui ho vestito tutti i miei amici di nero tranne uno, vestito con una tuta viola, e gli ho dato dei soprannomi eccetera, io mi sono assolutamente ispirato, ammettendolo totalmente, a Cani arrabbiati. Cani arrabbiati, questo film, ovviamente te lo faccio dichiarare a te, Alessandro, perché credo che non avrai difficoltà. Sì, Cani arrabbiati si anagramma le Iene. Assolutamente. Poi insomma, mi sembra che ci sia un riferimento, adesso per chi lo guarderà noterete, è più road movie di quanto lo sia le Iene, però insomma si vede chiaramente, secondo me, che Tarantino abbia voluto fare più che un riferimento a Mario Bava. Che ne dici? Ma sì. Sì, penso proprio di sì, però come dicevamo prima, per Carpenter pure Tarantino ha preso un'idea, perché insomma, è palese, poi sì. Però è andato oltre, e siccome anche lui alla fine nel suo piccolo grande, questo poi per me sì è un genio pure, sì. Tarantino per molti punti di vista ha superato il maestro anche lui, perché comunque ci ha messo i dialoghi, che sono per esempio una cosa, un suo marchio di fabbrica. Quando Tarantino a un certo punto fa sedere Mr. Big al tavolo, gli fa parlare di Madonna, ti piace la Madonna di Papa Don Preach o quella dopo di Papa Don Preach? Cioè lì è Tarantino allo stato puro, ti pieghi in due ma capisci pure l'intelligenza. Quando c'è quel dialogo dove Steve Buscemi non vuole dare la mancia alla cameriera, e quello gli fa, tu adesso gli dai la mancia sennò ti spacco la testa, gli dice Lawrence Tierney, secondo me Tarantino li capisci che ha preso l'idea di Mario Bava, palesemente, riconoscendone il genio, ma l'ha superata con l'intelligenza ai limiti del genio, dei dialoghi che sono serrati, ma allo stesso tempo divertenti, intelligenti, pieni di intuizioni pure sociologiche. Cioè, assolutamente. Alla fine, quindi sì, no, hai perfettamente ragione, ma come per esempio c'è stata quella piccola controversia, scusa se torno un attimo indietro, se mi permetti. Ma vai tranquillo, ci mancherebbe. Quando Fellini... Certo. Fellini in Toby Dammit, che è un episodio bellissimo tra l'altro, di Tre passi nel delirio, sembra che abbia copiato di sana pianta il personaggio di Melissa, la bambina di Operazione Paura, con un'altra bambina in questo Toby Dammit. Anche lì sono sempre cose non propriamente dichiarate ma talmente palesi da far quasi sorridere, cioè è come quando Sergio Leone ha fatto causa Akira Kurosawa sembrava voler far causa a Leone per i sette samurai, vabbè, ma Leone però non è che ha copiato, anche lì Leone può aver preso delle suggestioni
ma era talmente un genio anche lui che ha preso un materiale che aveva particolarmente amato, ma poi ha creato qualcosa di iconico, indimenticabile, con il suo di genio. La gente si deve mettere in testa che amare un film che è venuto prima di te non significa copiarlo, significa omaggiarlo. Sì, è che... Nella maggior parte dei casi è omaggiarlo, Eh non sì. copiarlo. Quando dicono che Tarantino, almeno per me, poi non so se tu te lancio a te la palla, che Tarantino copia, ma che vuol dire? Non copia. Essendo stato un grande amante del cinema da commesso di Videostore, ha visto miliardi di film. È chiaro che ce l'ha in testa, ma con intelligenza li omaggia e li supera. Sì, esatto. Secondo me il problema è che il cinema è un'arte talmente a tutto tondo, quando è portata ai suoi estremi, quindi quando è portata ai suoi estremi di fotografia, di sceneggiatura, di dialoghi, di regia, di espedienti degli effetti speciali, è talmente a tutto tondo che risulta all'occhio dell'osservatore più facile riconoscere quello che l'osservatore poco educato codifica come plagio, cosa che per esempio avviene in maniera molto meno facile nella musica, perché visto che abbiamo parlato prima dei Black Sabbath, sarebbe come dire che la metà dei gruppi metal che ci sono oggi plagiano i Black Sabbath. Black Sabbath, Cioè, il problema è che non è che certo. lo plagiano, plagiare è fare una canzone uguale, ispirarsi perché ce l'hai Oh, nell'anima è bravo. vuol dire reinterpretare quel genere alla propria maniera. Secondo me Tarantino fa Ma questo e io non sono uno dei più assolutamente. grandi amanti di Tarantino, l'ho sempre dichiarato, ho sempre detto sparatemi perché io non sono un grande, No, cioè mi no, no, piace no. Tarantino ma mi piacciono meno film rispetto a quelli che normalmente cita la gente, ecco tutto qua. Assolutamente, ma io mi sono andato a leggere delle cose, c'era una lista di nomi di registi che si sono ispirati a Bava. C'era, per esempio, Nicholas Winding Refn. Ok, è vero, ci ho pensato ed è vero che lui si è ispirato a Bava, è palese nel discorso dei neon, delle luci al neon, delle luci particolarmente forti che aggrediscono perché comunque creano una visione metropolitana di cattiveria assoluta, perché comunque è molto crudele il cinema di Nicholas Winding Refn. Quando tu vedi tu Old Da Young, la serie è talmente violenta, ma una violenza centellinata, proprio quasi, insomma, non è una cosa tutta e subito, è molto allungata, cioè quasi un'agonia. Quindi pure Nicholas Winding Refn, secondo me, direttamente si è ispirato a Mario Bava e rientra nel discorso che hai fatto tu. Quanti registi si saranno ispirati a Bava? Che magari noi non sappiamo neanche che lo hanno fatto palesemente. No, infatti, ce ne sono alcuni che lo hanno fatto, cioè allora dovremmo dire, è vero che in inglese Reservoir Dogs significa esattamente iene, anche se in realtà esiste la parola hyenas in inglese per chiamare la iena, quindi in realtà Reservoir Dogs è una traduzione libera e guarda caso il film di Mario Bava si chiama Cani Arrabbiati, quindi voglio dire, Certo. da questo punto di vista poi l'ha portato a un altro livello, perché signori, quei dialoghi, come giustamente hai citato tu, quasi nonsense, che sono marchio di fabbrica tarantiniana, sono una cosa che io me li rivedrei 500 volte, Sì, perché godo no. quando vedo, perché loro ci mettono, cioè loro sentono, cazzo, stanno parlando di Madonna e delle motivazioni Madonna, della sua sì. canzone, e loro ci sono dentro, stanno per fare il disastro dei disastri in quel film, e loro ci sono dentro in quella cosa come se fosse la cosa più, come se fosse il Santo Graal, capito? Definire Come se quel fosse più importante la cosa più importante in quel momento non dico della loro vita, ma di quel dialogo, di quella conversazione che stanno avendo. Per cui Perché è... comunque, no, è semplicemente spaventoso. Ma sì, è normale che lui abbia ripreso un'idea da Cani Arrabbiati, soprattutto per il fatto di aver messo giacca e il completo nero ai protagonisti del film. Però è anche vero che poi gli ha messo in bocca delle parole che Bava non gli aveva messo in bocca, cioè gli ha messo No. in bocca dei dialoghi che praticamente trasformano il film in un fuoco di fila indimenticabile, ma anche in Pulp Fiction, Sì, sì, sì. cioè tutta la scena
di Ving Rhames, che parla con Bruce Willis e gli dice non ascoltare il cervello perché è l'orgoglio che ti prende il cervello e te lo ficca nel culo. Cioè, Bellissimo. poi... Senti, visto che me l'hai tirato in mezzo e che siamo in chiusura, ti faccio una domanda che mette in difficoltà gli appassionati di Tarantino e non solo dal 1994. Cosa c'è nella valigetta? Ah, vabbè. Io guarda, io sinceramente, guarda, io l'ho visto, ho visto, penso di averli visti tutti i film di Tarantino, ma una frase come ho in mente per te una tortura medievale, cioè quando Ving Rhames a un certo punto gli dice a Bruce Willis, ho in mente per te un futuro di torture medievali da inquisizione, che tu neanche sai che cazzo ti capiterà. Veramente, cioè, io quel personaggio di Marcellus Wallace per me è qualcosa di veramente di. Un po' perché Ving Rhames è uno di quegli attori che magari alcuni non conosceranno, ma per quel ruolo ormai è Sì, consegnato. è alla storia. È uno di quegli attori Capito? che probabilmente non andranno oltre a quell'immagine, ma non perché non possano fare altro di buono, ma perché. No! Cioè, quindi tu mi stai, cioè non mi vuoi rispondere, ma mi stai lanciando un metamessaggio che dentro la valigetta c'è l'anima di Marcellus, come qualcuno No, sostiene, non lo so, io sai che posso c'è la dire storia del come. cerotto dietro al collo, che si dice che Satana tiri via l'anima dal collo. Come no? Esatto. Il cerotto sopra il collo, vabbè, penso che ci hanno scritto le tesi di laurea. Oppure quando la gente si chiedeva che cosa c'era nella scatola di Lynch in Mulholland Drive. Esatto, sì. Barton Fink, ci sono una serie Club di... Silenzio. No, dico Vabbè. il Club Silenzio, no? A un Sì. certo punto la gente si chiede praticamente che no, non lo so, io so quei misteri che comunque anche quelli servono al cinema. No, no, certo. Voglio dire. Sì. Ultimamente è stato svelato che in realtà non voleva. C'è qualcuno che ha parlato e che ha detto che dentro la valigetta avrebbe visto semplicemente una lampadina e che si volesse introdurre qualcosa di medianico. Però potevano anche esserci dei diamanti che provenivano dalle Iene. Ci sono varie cose. Non lo sapremo mai in Hai realtà. Non lo visto come la stanza di Shining, voglio Esatto, dire, no? esatto. No, però è pieno, eh? Sarebbe un altro argomento stupendo, È un cioè questo, bell'argomento, sì, i è un bell'argomento. misteri di oggetti o di stanze, Sì. anche chi ci lo può suggerire, che non sono mai stati svelati, ma che hanno aguzzato, cioè hanno capito, fatto pensare a chissà cosa, lì c'è pieno di Sì, questi. Lynch, sì, i possibili easter eggs non svelati film per film e anche trasversalmente dal punto di vista artistico, e vedremo. Meraviglioso, meraviglioso. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa serata in onore del grandissimo visionario, mai abbastanza celebrato, Mario Bava. Vi ringrazio per aver votato, insomma, aver scelto voi in realtà Grazie. il protagonista di questa serata. Vedremo che cosa arriverà in futuro, perché quel Mickey Rourke che ci avete votato molto C'è rimasto qua. deve essere, esatto, deve essere, anche perché non lo, noi, allora ragazzi, a me, ne prendo la responsabilità, poi tengo fuori Alessandro. Io lo davo per morto Mickey Rourke in confronto alla possibilità di avere È Christopher vero. Walken, Sì, infatti. però E invece, invece. guardate un po', è proprio questo, insomma, il bello di tutto. Ragazzi, mi raccomando, giovedì, intanto, vabbè, se vi è piaciuta la puntata, aggiungetevi al canale, mettete un like e mi raccomando, giovedì io torno alle radici di quello che è il mio, comportamento, tra virgolette, polemico e misterico, perché vado alle radici dell'istituto Tavistock, dei Rockefeller, che cosa fa veramente la CIA,
come l'arte viene utilizzata per fare il lavaggio del cervello alle popolazioni, i programmi politico-sociali, insomma tutta questa roba qua in una grande puntata complotto, non si può dire, diciamo di controinformazione, giovedì alla Botteguccia dei Sicili. Allora la paranoia e il sospetto la faranno da padroni? Secondo me molte cose che con gli occhi aperti non si può non vedere, però insomma certo. Sicuramente andremo a martellare giovedì. Io per ora vi ringrazio e ringrazio Alessandro. Anche io. Grazie a te e a voi e a chi ci segue. E ci vediamo giovedì, quindi con la Botteguccia dei Sigilli, giorno per ogni piccola cosa che mi viene in mente di postare, e settimana prossima con il grande cinema di Cinepatia. Un bacio dal Teo Crackapart. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.